Nello spazio che settimana dopo settimana dedichiamo alle iniziative che i ragazzi, che i giovani portano avanti, quest'oggi ci sono venuti a trovare, sono qui nei nostri studi, tanti ragazzi timidissimi, imbarazzatissimi, che hanno paura, sono terrorizzati dal microfono. Sono dei ragazzi che tutti foggiani, tutti adolescenti, che fanno parte della grande casa del giovane Emmaus. Qui capeggiati da Paolo Dellicarri, a cui diamo il benvenuto. Buonasera. Allora, raccontiamo cosa fate all'interno della Casa del Giovane Emmaus. Allora, Casa del Giovane Emmaus è un centro di prevenzione primaria, cosiddetto, di proprietà del Comune di Foggia, nato nel 97. Adesso è gestito dall'Associazione Emmaus, dove ci sono attività di sostegno scolastico, per la prevenzione della dispersione scolastica, attività per gli adolescenti, per i giovani, musica, sport e, diciamo, tutte le attività del tempo libero per i ragazzi. Quindi diciamo un'iniziativa, un progetto molto ampio, sì, che va avanti da quanto tempo? Beh, è nata nel 97, quindi diciamo festeggiamo i 15 anni più o meno, se la matematica non mi trae in inganno. E, come dicevo, è un grande progetto salesiano, quindi ispirato al metodo di Don Bosco, al metodo preventivo di Don Bosco, che crede, insomma, che stare accanto ai giovani aiuti poi anche a migliorare la società in cui viviamo. Tu sei uno dei formatori. Sì, diciamo educatori, ne siamo circa 6. Posso salutarli, certo. Valeria, che sta dietro le quinte nascosta. Sì, ce n'è una che si è nascosta e che non vuole apparire, noi adesso la nominiamo lo stesso. La telecamera riuscirà a girare. Poi c'è Cornelia, che è la coordinatrice, Vincenzo, Salvatore e Cristiana. E poi attorno a noi girano i volontari del servizio civile, che ogni anno fanno esperienza di accompagnamento dei ragazzi. E poi ci sono chiaramente vari volontari. L'associazione Emmaus si trova su via Manfredonia e nasce come in realtà comunità per tossicodipendenti. E poi si è diramata per i minori sulla Casa del Giovane, gli immigrati con il centro Baobab, l'accoglienza dei minori con il villaggio Don Bosco, minori non accompagnati e quindi senza, diciamo, difficoltà familiari. Oggi parleremo naturalmente della realtà in particolare, nella fattispecie della casa del giovane. Sono ragazzi, adolescenti, di che età parliamo? Diciamo che copriamo un arco abbastanza largo, dalle scuole elementari alle scuole medie, soprattutto per il sostegno scolastico e i laboratori, e poi ci sono i ragazzi delle scuole superiori, chiaramente, che fanno più attività di valorizzazione del tempo libero, talenti, arte, musica, sport. Quindi ricopriamo quest'arco, chiaramente arriviamo anche ai 20, in alcuni casi 22 anni, diciamo, abbiamo un target abbastanza ampio. Abbastanza ampio, ma naturalmente vogliamo far parlare i diretti protagonisti di questo spazio, che sono i ragazzi, quindi vogliamo anzitutto, visto che sono terrorizzati, come vi dicevo, che si presentino. La prima è Roberta, sei stata selezionata tu, il tuo nome l'ho già detto, quanti anni hai? 16. Da quanto tempo frequenti il centro? Saranno 4 anni. Che cosa ci hai trovato, a parte degli amici qui che insomma hanno fatto baldoria sino a un secondo prima dell'accensione della luce? Mi sono entrata, diciamo, conoscendo uno degli educatori, Vincenzo, che mi ha invitata a frequentare un corso di chitarra e poi da lì ho iniziato a conoscere un po' tutta la gente e anche i nuovi amici che ora sono qua. Una parte dei quali è qui. Naturalmente questa è solo una rappresentanza, Paolo. Sì, certo. Quanti ragazzi curate in tutto? Allora, per quanto riguarda scuole medie una 60 più o meno. Poi, vabbè, per quanto riguarda le scuole superiori seguiamo 2 percorsi paralleli. Loro è il triennio, biennio, triennio, secondo, terzo superiore. Poi c'è un altro gruppo. Gli adolescenti in tutto saranno anche una 50, se consideriamo chi è in sala musica a provare con la propria band. Ho anche un centinaio se consideriamo i tornei di calcetto, tutti quelli che ci passano per fare, ecco, delle attività, e poi li rincontriamo nel corso dell'anno. Quindi comunque tanti ragazzi, diverse fasce d'età, diverse, sì. Naturalmente gli approcci sono differenti anche in base all'età. Certo, in base all'età, in base anche alla problematica a volte con cui si affacciano alla Casa del Giovane, e chiaramente per noi è molto importante affrontare anche la dispersione scolastica, e quindi alcuni ragazzi, soprattutto delle scuole medie,
vengono anche con una segnalazione del comune, in alcuni casi di neuropsichiatria infantile, servizi sociali, e questa è l'altra, diciamo, faccia del lavoro che è più preventiva ed è, penso, fondamentale, come ci ha insegnato Don Bosco, perché da lì, dai ragazzi più bisognosi, riusciamo un po' a formare, diciamo così, delle persone più in pace con se stesse e con gli altri. Questa almeno è l'intenzione. Procediamo con le presentazioni. Abbiamo presentato Roberta, di fianco a Roberta c'è? Sono Manuele. Manuele, quanti anni hai? 16 anni. Ho iniziato con la Casa del Giovane 5-6 anni fa, quando ho partecipato a un gruppo e abbiamo iniziato a, diciamo, un gruppo musicale, abbiamo suonato. Che cosa suoni tu? Io la chitarra, suono la chitarra e ancora tuttora facciamo qualche... Chitarra classica, elettrica? Elettrica, però... facciamo vari progetti anche con il gruppo di Paolo, questi tutti i ragazzi. E ad esempio adesso stiamo iniziando a fare uno spettacolo, un piccolo spettacolo, organizzare. Questa, diciamo, è la tua esperienza. Alle tue spalle c'è? Passagli il microfono. Io sono Emanuele, ho 18 anni. Diciamo che iniziato... grande della comitiva? Sì, adesso sì. Ho iniziato a frequentare la Casa del Giovane pure io attraverso, utilizzando il laboratorio musicale, in quanto stavo in un gruppo e pure io suonavo la chitarra elettrica. Poi successivamente anche la sera ci intrattenevamo lì, c'è una saletta dove c'è il biliardino, ping pong, anche frequentando, partecipando a tornei di calcetto, comunque sia, la frequenza nella Casa del Giovane, cioè alla fine mi trovavo lì quasi tutti i giorni. E poi comunque sì, abbiamo iniziato un percorso anche tra noi giovani dove affrontiamo diverse tematiche come l'amore, l'amicizia. E col passare del tempo mi sono trovato pure io comunque sia ad aiutare gli animatori, comunque sia anche attraverso i giochi estivi che comunque sia si fanno l'estate, a dare una mano. Ecco, l'esperienza di Emanuele, Paolo, ci fa pensare che effettivamente poi si passa dall'essere adolescenti e poi crescendo al contrario, educatori, quindi ci si sposta. Alcuni li ho visti, parte, diciamo, crescere proprio quando erano piccini, qualcuno dietro di me li ho visti. Poi chiaramente io spero che, anche perché l'educatore è un bel lavoro, tra i tanti lavori che anche una persona può fare. Anche nel tuo caso c'è stato lo stesso passaggio? Io ho una storia un po' diversa, forse diciamo più personale, più soggettiva, solitaria se vogliamo. Però credo che alcuni di loro, dato che noi li vediamo anche con i ragazzi durante i giochi estivi, nell'animazione, abbiano anche secondo me del talento per questo. Spero che questo lavoro, che poi è anche una missione, se vuoi, verso i ragazzi, coinvolga qualcuno di loro, non si sa mai. Sono bravi animatori in alcune circostanze, sono bravi animatori. In molti casi il veicolo iniziale è quello musicale, nel senso che la musica è uno di quegli strumenti che avvicina. Certo, noi siamo un centro laico, nonostante ci ispiriamo al metodo di Don Bosco, cerchiamo di, come ci ha insegnato il fondatore, trarre dalle cose che piacciono ai ragazzi l'aggancio per poi fare un percorso umano più completo di crescita. E quindi poi Foggia è una città con tante difficoltà, non abbiamo sale musica pubbliche, come non abbiamo altri spazi accessibili ai ragazzi, anche a livello economico intendo. E quindi questa sala musica che poi abbiamo sviluppato accanto a quella di registrazione è stato un modo sì per approcciare ragazzi diversissimi che magari non condividono neanche il nostro spirito e che quindi abbiamo dovuto seguire con particolare, diciamo, premura, dato che poi la sala musica è il luogo dello sfogo anche per loro, a parte gli oggetti danneggiati, insomma, viene fuori delle belle note in alcuni casi, in altri... Ecco, questo è stato un aggancio importante, come lo sport, come è risaputo, è anche un ottimo mezzo per trovare i ragazzi. E mi fa piacere, insomma, che siano qui molti di questi. Allora, di fianco ad Emanuele c'è? Sono Marco, ho 16 anni, io frequento la Casa dei Giovani da circa 3 anni,
Lo frequento grazie a un mio amico che un giorno mi ha chiesto che si veniva a intrattenere alla casa dei giovani e mi ha chiesto di andare con lui. Allora ho provato, poi un giorno Valeria mi ha chiesto di partecipare ai giochi estivi. Io ho accettato e da lì... Che cosa hai trovato alla casa del giovane? Ma, diciamo che trovo tutti i ragazzi della mia età, vado molto d'accordo e mi trovo bene, insomma. E invece magari questa domanda la faccio a chi ti sta di fianco, che è, che è spaventatissima, ma si chiama? Claudia, 17 anni. Claudia, 17 anni. Allora, qual è il vostro rapporto anche con gli adulti? Visto che Paolo ci ha detto un po' qual è il rapporto degli educatori con i ragazzi, con voi. Allora, invece, qual è il vostro rapporto con loro? È comunque una possibilità anche, Paolo, di rapportarsi tra generazioni differenti. In qualche modo gli adolescenti hanno a che fare con i genitori, spesso con tante problematiche. E in questo caso all'interno della casa del giovane avete a che fare con gli educatori. Come si comportano con voi? Ci sono scontri? Vi capite? Vi vengono incontro? Vi capiscono meglio dei genitori? Sì. C'è... La risposta è positiva. La risposta iniziale è positiva. Sì, ma... Non c'è il ma. Dimmi pure. Com'è il tuo rapporto con Paolo e con gli altri educatori? Tu da quanto tempo frequenti la casa del giovane? A me saranno 2 anni. Anche tu spinta da che motivo iniziale? No, io veramente sono andata perché c'era una festa di carnevale. Mi avevano invitato così. Quindi da quel giorno poi sono andata ai gruppi, agli incontri. Quindi adesso ogni sera sto lì. È diventato, diciamo, la tua seconda casa? Sì. Quando parli di gruppi... Che cosa fate all'interno di questi gruppi? Come diceva prima Emanuele, parliamo, cioè, varie tematiche, amicizia, amore, futuro, questi fatti qua. Paolo, tanti argomenti che vengono, non so, come li sviluppate attraverso l'ausilio anche di chi, di cosa? Vabbè, noi adesso abbiamo, diciamo, inaugurato un percorso di animazione, a cominciare dei giochi per ragazzi. In realtà, diciamo, ci avvaliamo anche dell'aiuto di esperti, perché poi un educatore non è un factotum, non può fare tutto. E allora, se ci occupiamo di giocoleria, invitiamo, diciamo, un esperto, possibilmente ragazzi che hanno fatto il loro stesso percorso. Se si tratta di teatro, la stessa cosa, attori anche conosciuti nell'ambito cittadino, a livello artistico, grazie a Dio abbiamo dei volontari laureati in Accademia di Belle Arti. E quindi si mettono un po' a confronto con persone che hanno fatto delle loro capacità forse un successo nella vita o comunque un percorso in cui credere. E poi chiaramente gli argomenti sono quelli che hanno detto loro, cerchiamo di affrontarli nella maniera più critica possibile senza dare, diciamo, delle risposte artefatte, possiamo dire, no? Le risposte di plastica, ma cerchiamo di dialogare, di confrontarci, avvalendoci anche delle metodologie educative e pedagogiche più moderne, a cominciare dai video, dai sottogruppi, da lavori ben collaborativi. Ecco, la ricerca poi educativa cerchiamo di spendercela come meglio possiamo, perché anche nel nostro lavoro è importante aggiornarsi su queste tematiche. Questo senz'altro. Proseguiamo con il percorso di presentazione. Sono Anarita, ho 17 anni tra un mese. Allora, anche io, come Roberta, ho iniziato questo percorso 4 anni fa circa, sempre tramite un corso di chitarra. Uh-huh. Poi vabbè, mi sono... Tutti chitarristi. Sì, inizialmente sì. Poi mi sono interessata ad altri strumenti, ho fatto per 2 anni un corso di batteria, e poi vabbè, ho lasciato e ora ci stiamo occupando di uno spettacolo, una specie di musical dove si balla, si canta. E io però sono sto imparando a fare qualcosa sulla giocoleria. Uh-huh. E dovremmo esibirci tra non molto. E nulla, è una bella esperienza. Poi vabbè, anche io ho fatto giochi estivi. E nulla, è molto divertente. Ed questi è anche formativo. In veste di pseudo animatrice, sì. È stata una bella esperienza. Sì, è davvero una bella esperienza.
E com'è nel caso, ecco, passare dall'altra parte? È strano perché cioè tu inizi bambina, perché io ho iniziato che avevo, non lo so, 12-13 anni, e poi ti ritrovi tu a dire qualcosa, cioè alla fine a insegnare qualcosa agli altri bambini. È strano, però è bello. Che cosa, visto che parlavi di insegnamento, tante cose te l'avrà insegnata a te la casa del giovane, sì, così come gli educatori, le persone che ti sono di fianco. Mm-hmm. Qual è secondo te la cosa più importante che ti hanno insegnato? Un po' di cose, ad esempio, che ne so, il rispetto tra di noi, l'essere sinceri, queste cose qui. Perché alla fine noi ci siamo ritrovati in un gruppo, cioè mano a mano si inizia a creare un gruppo, amici e così, e quindi sì, il rispetto tra di noi è la cosa principale. Rispetto, poi naturalmente immagino che tanti di voi abbiano scoperto proprio l'amicizia all'interno, sì, di questa, devo dire di sì, di questa struttura. Di fianco a te c'è? Sono Rachela, ho 16 anni. Frequento la casa del giovane da un paio d'anni. Io ho iniziato con i giochi estivi direttamente. È stata un'esperienza comunque bellissima e l'ho continuato a fare. Poi ho iniziato il gruppo e ho conosciuto molti amici, nuovi amici. Anche io faccio giocoleria, è abbastanza divertente. È impegnativo, specialmente. Niente, questo è stato comunque il bello della casa del giovane alla fine. È quello di stare con tutti quanti, non fare differenze tra chi ha più problemi, chi ne ha meno. Alla fine, una volta cioè, stando lì, siamo tutti ragazzi, quindi siamo tutti uguali, non ci sono queste. Non si notano tanto le differenze che potremmo notare invece al di fuori. Ecco, Rachele, forse, scusami un attimo, Giacomo, Paolo ha detto una cosa importante, forse anche. Insomma, ci ha dato uno spunto di riflessione anche più maturo dell'età, poi dei soli 16 anni. Effettivamente diventa importante un'esperienza del genere, perché quando si impara, quando un ragazzo di 16 anni capisce che poi all'interno di quelle strutture si è tutti uguali, quando in realtà nella vita normale bisognerebbe sentirsi, insomma, tutti uguali. Beh sì, diciamo, poi la Casa del Giovane è un centro che in origine ha avuto un po' l'apparenza di centro per ragazzi difficili, quindi di struttura un po' chiusa, ha corso il rischio anche di essere ghettizzato, è in un quartiere particolare, a rischio, anche il circondario, diciamo, ha fatto sì con pregiudizi che per un periodo si intendesse solo come centro diciamo, per ragazzi neanche tanto affidabili. Adesso noi siamo contenti se è passata questa realtà, questo spirito, questa atmosfera, anche perché chiaramente, io lo dico sempre, le emozioni dei ragazzi sono uguali per tutti, in alcuni c'è più rabbia, in alcuni c'è più dolcezza, c'è più fiducia, in alcuni c'è più chiaramente disperazione per poi le situazioni che ognuno di noi si porta dietro. Però poi ribadisco anche il concetto che comunque, essendo un centro laico, non, come dire, anche a livello di credo, se vuoi religioso, non facciamo differenze, né ci sono delle richieste particolari all'inizio quando un ragazzo entra alla casa del giovane. Ci sono ad esempio dei ragazzi extracomunitari, quindi che arrivano, sì, anche, sì, da diverse, sì, abbiamo avuto, identità culturali. Abbiamo avuto da alcune comunità rom, ad alcune comunità marocchine. Poi noi siamo in collegamento con il centro Baobab, uh-huh, che è un centro interculturale, che lavora benissimo su Foggia con il responsabile Domenico Lamarca, e quindi spesso collaboriamo. E poi c'è il villaggio Don Bosco, che è l'altro, una casa famiglia molto grande, dove ci sono tanti ragazzi che vengono sicuramente da paesi che hanno guerre, hanno conflitti, persecuzioni. E quindi questa è un'occasione, secondo me, enorme per poi arricchirsi e capire anche quanto siamo fortunati noi ad avere quello che abbiamo, ed è bello poi incrociare queste esperienze, sono spesso coetanei di altri paesi con cui stiamo cercando anche più di incontrarci e vivere delle belle esperienze insieme, insomma. Ecco, proseguendo con questa carrellata di esperienze
di voci, di vissuti differenti, tocca a Giacomo. Io so già il tuo nome, ecco, è il jolly della comitiva. Infatti, buonasera. Guarda, tutti cominciano a sghignazzare. Giacomo, quanti anni hai? 16. 16. Sono entrato nella casa del giovane giocando a pallone, perché diciamo prima non conoscevo le attività che stavano all'interno. E da quest'anno invece sono entrato nel gruppo con Paolo e diciamo mi trovo bene, ho fatto anche io giochi estivi comunque quest'estate e ho fatto lo spazzino, vabbè non era altro in realtà. E invece adesso nello spettacolo diciamo che stiamo preparando nuovo faccio Dio. Quindi diciamo sei passato di ruolo nella gerarchia, sei andato da spazzino a Dio, hai fatto... Anche insomma, lo spazzino comunque è il suo ruolo importante. La sua dignità ci mancherebbe. Vabbè, comunque questa casa del giovane diciamo è comunque un centro dove diciamo molto importante, perché comunque gli educatori comunque capiscono tutti i problemi che hai, diciamo puoi confidarti come se fossero diciamo quasi dei genitori. Vabbè, poi ci sono comunque varie attività, non solo oltre a gruppi così di dove si trattano varie tematiche, ci sono anche gruppi come ho detto musicali, tornei di calcio, saletta giochi con ping pong diciamo, che ci diceva già Emanuele. Ascolta, ti è capitato, dicevi che ti confidi anche con gli educatori, è capitato a te di confidarti, di parlare con loro? Sì diciamo. Paolo sì. Può confermare diciamo. Vabbè sì, comunque dico qualsiasi problema si ha diciamo non c'è problema a confidarsi, diciamo non c'è vergogna, non so come dire. Ecco Paolo, dicevi che ci si rapporta a situazioni differenti, com'è il ruolo dell'educatore, nel senso cambia il vostro approccio a seconda dei vissuti, come si fa ad entrare in empatia con un ragazzo, con un adolescente, che è una cosa difficilissima, magari forniamo anche qualche dritta per i genitori che sono all'ascolto, che magari sono alle prese con problematiche adolescenziali che sappiamo insomma essere parecchie. Beh sì, la domanda è difficile, certo. Chiaramente io poi sono genitore da poco, quindi devo ancora scoprire diciamo le difficoltà, i segreti che molti genitori dovrebbero insegnare a noi. Il nostro approccio innanzitutto non è quello di, ci mancherebbe, di porci nell'atteggiamento dei maestri o dei giudici o degli insegnanti. Diciamo che sì, hai parlato di un bel termine, empatia, che è un termine complesso che sta ad indicare il fatto che alcune emozioni bisogna condividerle, anche quando sono spiacevoli, anche quando scatenano in noi ecco, dei sentimenti negativi, dei rifiuti, dei ricordi poco piacevoli. E poi chiaramente c'è la questione tempo, il fattore tempo che occorre rispettare, perché per un ragazzo, come lo siamo stati noi, bisogna che si maturi il tempo dell'ascolto, della fiducia, e quindi è bello quello che ha detto Giacomo, comunque è importante sapere che c'è una persona che ti può ascoltare, poi sarai tu a scegliere quando farlo. E il lavoro, credo, anche dell'educatore è quello, forse uno dei mestieri più sottovalutati. Spezzo una lancia a favore del nostro compito quotidiano, fatto spesso di stress, di paranoia, magari anche di mancato riconoscimento, diciamo, del ruolo che abbiamo. Però ecco, ci crediamo e poi la testimonianza, quando i ragazzi sono intorno a noi, è questo, credo, la gratificazione maggiore. Vorremmo collaborare di più con i genitori, questo sicuramente. È un aspetto che dobbiamo curare meglio e quest'anno ci siamo ripromessi di farlo, con loro somma gioia, dico dei ragazzi, loro inteso. chiaramente li incontreremo senza di loro, di nascosto. No, sto scherzando. Dovremo sicuramente avviare dei percorsi di collaborazione con loro. Che poi è fondamentale. Che sono già in corso, però sono a livello informale, niente di strutturato e di costante, ecco. Questo è un problema che ci poniamo e sentiamo molto, molto pressante. I genitori non dovrebbero lasciare, questo lo dico anche per sfogarmi con i genitori, non dovrebbero lasciare i loro figli, no? Scaricarli
che sia una scuola, che sia un centro, che sia una parrocchia. Questo è il primo atteggiamento da superare nei genitori. Cioè, se riusciamo a collaborare si fa qualcosa di buono. Se ognuno pensa a, diciamo, alle sue cose, ai suoi problemi, non si va avanti. Quindi il primo atteggiamento è quello di fare un patto, di confrontarci, vedere in che cosa uno può aiutare l'altro, ognuno nel suo ruolo. Noi siamo educatori, abbiamo a volte questa funzione di genitori, ma non siamo genitori, siamo magari compagni di strada e educatori. Ecco, giustissimo quello che dicevi. Giacomo ci ha raccontato la sua esperienza, la prossima è? Sono Giuliana, ho 16 anni. Ho iniziato come Emanuele alla Casa del Giovane in un gruppo. Uh-huh. E diciamo che questa... Suoni cosa? Suonavo la tastiera. Ecco. E, diciamo, la Casa del Giovane ti aiuta molto a crescere. È davvero un'associazione molto... molto importante, perché invece di stare a casa magari vai lì e incontri persone e ti fa crescere davvero. E, diciamo che ti induce a fare cose che mai avresti pensato di fare, come il teatro. Quindi è bellissimo, è un'esperienza davvero bella. Quindi ti fa superare in un certo qual senso i tuoi limiti. Sì. La tua timidezza, penso, sì. Nel caso del teatro. Bello quello che hai detto. Di fianco a Giuliana c'è? Sono Chiara, ho 15 anni e frequento la Casa del Giovane da pochi mesi. Ho iniziato grazie al gruppo, uh-huh, con Paolo, e di qui canto insieme al gruppo di musica. E stiamo preparando questo spettacolo che faremo fra un po', cioè manca poco. E magari ci inviterete, quindi... Avremo modo anche di raccontare questo spettacolo. Tu cosa canterai? Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani e What a Wonderful, mm-hmm, canto finale. Noi facciamo la seconda voce. Di fianco a Chiara c'è? Mi chiamo Roberta. Ho 16 anni e frequento la Casa del Giovane da 5 anni. Mm-hmm. Grazie, ho cominciato col dopo scuola, mm-hmm, e poi ho fatto anche io i giochi estivi quest'anno come preanimatrice. Faccio anch'io questo spettacolino, però facciamo la scenografia, io e Claudio. Quindi vi occupate della scenografia, che cosa avete pensato per la scenografia? Roberto. Abbiamo fatto un albero, perché nella scenografia c'è, vabbè, di Adamo ed Eva. Sì. E poi dobbiamo ancora finire delle colonne. Poi tutta la scenografia del cancello. Insomma, state pensando. L'avete pensata insieme? Come si no, è il gruppo, il lavoro? Cioè, sono vari gruppi di canto, visto scenografia. Noi quattro che facciamo scenografia abbiamo pensato a questo. Quindi è stato anche un bel lavoro, perché si lavora in gruppo. Nessuno, sì, fa niente da solo. No, quella è l'idea. Poi l'idea c'è qualcuno che si imbosca, c'è sempre, diciamo. Fa parte del gioco. Di fianco a Roberta c'è? Sono Andrea, ho 16 anni. Ho iniziato da 5-6 anni a frequentare la Casa del Giovane. Quindi davvero da piccolissimi, tutti nelle scuole medie, all'inizio delle scuole medie. Con Emanuele, con un gruppo musicale nel quale suonava anche Paolo, non l'ha detto, lui suona la chitarra. Tu invece suonavi? Batteria. Batteria. E tuttora, oltre parallelamente al gruppo con gli adolescenti, ogni tanto suoniamo insieme. Com'è la tua esperienza all'interno della Casa del Giovane? Che cosa ci trovi? Oltre agli amici, al gruppo, tutte le attività possibili che possiamo, diciamo, portare avanti. Sì, diciamo, sono tutte esperienze che non avremmo potuto fare in altro modo, almeno nella città dove viviamo, quindi è importante per noi. Beh, insomma, tanti complimenti state avendo, Paolo. Sì, adesso sì. Poi magari... Allora, l'ultima è alla mia sinistra ed è? Io sono Federica. Ho 16 anni. Anch'io ho conosciuto la Casa del Giovane attraverso la musica. Infatti, quindi suonando la batteria.
E vabbè, poi sono 4-5 anni che la frequento e sono andata, avanti crescendo insieme agli altri, quindi partecipando a giochi estivi come preanimatori, a queste attività che svolgiamo ogni settimana. State formando, Paolo, tanti nuovi educatori a quanto adesso serviranno altrettante che ci sostituiscano quando all'età, diciamo, siamo vicini a, al pensionamento, per questo stiamo formando nuovi aiutanti. No, vabbè, penso che sia il modo migliore per sentirsi protagonisti della, della propria vita, no? Donare agli altri è ciò che stiamo cercando di insegnare, senza dirlo. Che sembrano parole grosse, no? Donarsi, fare qualcosa per gli altri, il volontariato. Ma penso che siano le esperienze più belle che si possano fare, sia alla loro età che alla nostra. Ecco, voi siete venuti qui, scusatemi se ti interrompo, già da stamattina, quindi questo vi è servito anche per fare una giornata di incontro, di condivisione, che terminerà poi subito dopo il nostro incontro. Come è stato? Tracciamo un bilancio, magari lo chiedo a Federica che ha già il microfono, della giornata, com'è andata? Avete avuto modo anche di visitare il... La chiesa, il santuario. Sì, abbiamo, abbiamo visitato il santuario. Abbiamo, diciamo, un bellissimo santuario, costruito perfettamente. diciamo che durante la giornata abbiamo quindi fatto uno dei nostri incontri con una nuova tematica, l'affettività e l'amore. È un tema che credo non abbiamo mai, di cui non abbiamo mai discusso. Un tema tra l'altro particolarmente sentito in queste fasi, insomma, la loro età è particolarmente indicata. Ah sì, sì, oggi è anche una giornata importante, una tematica che dobbiamo affrontare costantemente perché è molto difficile, no, da esprimere e da comunicare. Spero che, poi abbiamo formato i sottogruppi, quindi abbiamo lasciato lo spazio di dialogo, diciamo così, più coperto da privacy sulle loro esperienze. Spero che sia venuto fuori qualcosa di E questo, Paolo, è anche la, visto che adesso i ragazzi, gli adolescenti sono così abituati a dialogare magari davanti alla, ad una scrivania con un, insomma, lo schermo di un computer davanti, la vostra, questo modo anche di conversare, di dialogare, di formare questi mini gruppi, serve anche a confrontarsi, ad avere il coraggio di dire le cose guardandosi negli occhi, che forse si sta un po' perdendo. Come caratteristica e necessità della comunicazione. Una bella virtù, il coraggio, che poi su Facebook vige, no, la legge del, diciamo, del più forte a... a cliccare o a digitare una tastiera, e quindi in effetti si è perso anche la sincerità, no? Proprio le emozioni che poi ti rendono una persona vera, al di là se sei capace di esprimerti con le parole, al di là del fatto se sei bello o sei brutto. E quindi dobbiamo insistere ancora di più su questa espressione sincera, ma poi i tempi chiaramente evolvono e spesso anche noi adulti siamo piuttosto indietro rispetto ad alcune dinamiche, alla comunicazione. E quindi è un aiuto anche per noi capire dove sta andando questo mondo, insomma. Bene, Paolo, io ti ringrazio te, ma ringrazio soprattutto tutti i ragazzi, che sono felice di aver fatto tutti quanti parlare. E, insomma, vi ringrazio per essere stati qui. Naturalmente questa, insomma, potete tornare a trovarci quando... quando vorrete, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Buonasera. Presto.